Ragazze, buongiorno! Oggi più pimpante che mai, tante novità. Allora, intanto vi faccio vedere la mia camera da letto, l'angolo in cui c'era la scarpiera. La scarpiera non c'è più, chissà dove l'avrò messa. Ragazze, diciamo che per sistemare questa scarpiera c'è voluto il mio ingegno, mio marito non mi ha aiutata, però è spuntato un comodino, sempre appunto. Sì, buongiorno Maya, sei gelosa? Un attimo, sto parlando. Quindi è spuntato un comodino, questi sono i comodini, questi perché erano due, uno ce l'ha mio figlio, sempre i comodini di mia madre della sua camera da letto che non voglio buttare. Intanto ho levato la scarpiera perché la scarpiera era molto più ingombrante, più grande. Questo comodino me lo sto mettendo qui, vi faccio vedere. Come potete notare, neanche si vede perché proprio è, vedete? Non si vede. Siccome i miei cassetti qua del comodino che contengono la biancheria intima stanno scoppiando. Io li metto qua, quindi questo rimane qua, però ho tolto la scarpiera. Ora vi faccio vedere dove l'ho messa. Poi vi volevo fare vedere che ieri sono stata da East Wardour, che è la mia gioielleria dove compro sempre gli anelli, insomma, dove ho sempre comprato tutte cose, e ho preso questa catenina d'argento perché mi serviva per il mio ciondolo, questo qua, questo cuore che è Pianegonda. Questo è un buonissimo marchio. Come vedete, ci manca qualche strass e lo devo fare sostituire. Vi devo dire, ragazze, che non si può comprare più neanche l'argento. Questa catenina, che è, mi pare, è bella lunga, 50 o 55 di lunghezza. Questa catenina d'argento mi è costata 40 euro. Ebbene sì, ragazze, non si può comprare più neanche l'argento, quindi 40 euro, però ho sistemato appunto questo ciondolo perché aveva bisogno. Tra l'altro, in questa collanina, vedete, ci sono queste due sfere che tengono il ciondolo fermo. Comunque, ieri ho comprato quindi questa catenina 40 euro e vi faccio vedere quale c'era prima, una catenina sempre d'argento. Che naturalmente non butto, che è diventata nerissima. Questa si dovrebbe pulire, però questa, come vedete, è molto sottile, quindi però è argento, la conservo. Un attimo, pausa che mi squilla il telefono. Allora, era mio marito al telefono. Quindi, ragazze, vi stavo dicendo che dalla camera da letto è scomparsa la scarpiera. Perché io qui vi faccio vedere nello sgabuzzino, mio marito ha detto non ci entra, non va in nessun posto. Invece io che ho fatto? Intanto così ci vediamo, mamma mia. Siccome qui c'era una cassettiera dietro la porta dello sgabuzzino, l'ho misurato, ho visto che c'era lo spazio perché la scarpiera è 70 centimetri e quindi ieri ho fatto questo cambio. Ho fatto questo cambio, quindi mi sono trascinata via quello che ora vi faccio vedere e ho portato qui la scarpiera. Praticamente vi faccio vedere che cosa c'era nello sgabuzzino dietro la porta. E qui, diciamo, è stata una defaillance di mio marito perché mio marito non ci ha pensato. Allora, come vedete, c'era questo mobiluccio sempre di mia madre. Intanto io l'avevo eliminato perché Maya me l'ha rovinato facendosi le unghie. Però, siccome ci sono dei cassetti, è comodo. Intanto l'abbiamo messo qua fuori, quindi in balcone, però in quest'angolo che è un pochino riparato. Come vedete, abbiamo tolto il tavolo e l'abbiamo smontato e l'abbiamo conservato, se Dio vuole, per il prossimo anno. E quindi questa cassettiera intanto l'abbiamo messa qua. È chiaro che messa fuori non avrà lunghissima vita perché quando piove. Quando le piogge sono forti e sbattono anche al muro, insomma, la pioggia arriva anche qua. Durerà poco, però, insomma, quello che dura e poi ce ne disfiamo. Oggi ne abbiamo 19, cambiamo il calendario.
E quindi ragazze, vi stavo dicendo, quindi che sono contenta che ho aguzzato appunto l'ingegno e ho trovato il posto per la scarpiera. Quell'angolo è stato rimpiazzato dal comodino, però mi fa sempre comodo e quindi ho deciso di metterlo là. Poi che cosa dirvi? Ieri mi sono fatta un giro di nuovo al centro commerciale mio preferito, che è il Conca d'Oro. Ragazze, per chi non ha problemi di misure, per chi è magra, una 44, una 46, anche le ragazze, vi devo dire che sono andata da Candida. Sono andata anche alla Piazza Italia e ci sono dei cappottini, vi ripeto, per chi non ha problemi di taglie, ci sono dei cappottini, un amore, in bei colori, carini, ci sono quelli modello a uomo, quindi retti, ci sono quelli con le cinture morbidi, avvolgenti, appunto con la cinta, quindi per chi veramente non ha problemi di misure fino a una 46. E dovete comprare dei cappotti, andate perché veramente ci sono cose carine a ottimi prezzi. Considerate che da Candida mi pare che erano 24 euro ed erano molto carini. Piazza Italia stessa cosa. Poi naturalmente sono stata da Zara. Da Zara ne ho provato uno, per esempio, che mi piaceva, che mi veniva. Di quelli over molto grandi e costava 69 euro ed ero un po', in effetti ero un po' indecisa, poi non l'ho preso. Ma vi ripeto, se per voi che dovete comprare qualcosa, un capospalla, dei cappottini e non avete problemi di misure fino a una 46, trovate veramente da che scegliere. Poi vi stavo dicendo niente, che sono molto decisa e carica con la palestra e la dieta perché intanto non mi peso perché è inutile pesarsi ogni giorno, però sto vedendo che l'alimentazione che ho cominciato. Quindi ho diminuito di molto la pasta, mangio il riso basmati che è meno calorico, ha meno appunto calorie, la sera mangio sempre delle abbondanti insalate, ho diminuito molto il pane, mangio solo un bocconcino, insomma poi mangio la frutta, vi ripeto le verdure, il petto di pollo, la fesa, insomma sto cominciando, ecco quasi il mio stomaco si sta abituando a questa alimentazione e diciamo che ne soffro un po' meno. E poi in palestra va alla grande perché ci vado e niente, mi piace. L'altra volta lunedì appunto ho fatto una giornata bella tosta, ve ne ho parlato, quindi ora mi faccio il bagno, la casa è piuttosto sistemata. E niente, me ne vado in palestra. Nel frattempo è arrivato il mio maritino, cosiddetto principe azzurro. Mi sto togliendo la giacca perché sembra che sia la vigilia di Ferragosto fuori. Ah, sì, c'è caldo. Una bellissima giornata. Ah, infatti. Allora, ti faccio vedere quale, scusate ragazze, qual è questo cuscino che devi buttare. Guarda, qua è messo fuori perché l'ho lavato, ma non è il caso di tenerlo. E quindi, ragazzi, allora mi finisco le pulizie e mi reco direttamente in palestra. Ragazzi, allora, come vedete, sono quasi le 12:20. Considerate che io prima delle 12:30 non inizierò a fare palestra, quindi poi starò almeno un'ora. Vi volevo fare vedere che, appunto, mettendo qui la scarpiera ho diciamo liberato qualche scaffale da qui e ho potuto mettere tutti i detersivi che invece prima erano un po' qua e un po' là. Quindi ho tolto tutte le scarpe estive e le ho conservate nella scarpiera e ho lasciato tutti gli stivaletti che ora comincio già a mettere. Il décolleté nero classico, il décolleté beige scamosciato, le borse sono tutte rimaste così per come erano, però vi ripeto, ho tolto tutte le scarpe estive e quindi liberando qualche scaffale ho sistemato i detersivi. Poi vi volevo fare vedere
la mia borsa, visto che si parla la mia borsa del mare che contiene. Vi faccio vedere la mia borsa da ginnastica. Allora, questa è la mia borsa da ginnastica. Questa qua. E allora all'interno c'è una bottiglietta d'acqua. E questa naturalmente la bevo tutta. Un mollettone, un fermacoda. Quindi ora io mi attacco i capelli perché sudo come una pazza. Le chiavi di casa. Un asciugamano perché serve sempre intanto per asciugarmi quando sudo e poi questo serve sempre da mettere se ad esempio voi vi sdraiate in una panca per fare addominali o planco o qualche altra cosa, diciamo ognuno di noi ha un asciugamano, quindi diciamo ci proteggiamo così. E poi ho vari fazzolettini di carta, quindi fazzoletti, asciugamano, chiavi di casa, oggetti per attaccarmi i capelli e l'immancabile acqua che naturalmente non può mai mancare. E il telefono che adesso poso e metto in borsa. Ok, ragazze, quindi 12:20, spero per le 12:30 di essere già sul tapirulan. Ora qui farò gli addominali in questa panca. Ragazze, sono tornati i fiori! Guardate oggi rose gialle, giallo gelosia. Filippo, hai qualcosa da dire? Ho comprato queste rose gialle, giallo gelosia. Hai fatto Adesso, qualche cosa? nel passato, in futuro cosa farò? No, ora, dico ora, di fresco hai fatto No, di qualche cosa? fresco c'è, no, niente, zero, però in programma non lo so, domani. Va bene. Quindi questo giallo com'è? E questo è giallo gelosia, va bene, dai, andiamo avanti. Allora, ragazze, uscendo dalla palestra sono andata al Lidl, oggi è mercoledì, era giornata di fiori, pochi, pochissimi fiori, evidentemente li hanno comprati tutti stamattina, c'erano molte piantine. Mi sono presa il balsamo alla cheratina, la maschera non se ne parla, non c'è più per ora. E poi mi sono presa queste gallette di riso per la mia dieta che sono bio. Ora vediamo invece mio marito che cosa ha comprato. Allora, le buste per la mia bimba, Felix. Poi ha comprato i croccantini per la mia bimba, come vedete, Purina One per la mia bimba. Ho capito, oggi tutto per la bambina. Poi qua ci sono scatolette per la mia bimba. Ragazze, vedete quanto costa avere un cucciolo? Un'altra busta. Ora invece qua ci sono cose per me. Allora, mi sono fatta comprare lo yogurt magro allo 01, quindi qua ce n'è una confezione. Questo è formaggio grana, sicuramente grattugiato. Poi qui abbiamo un'insalata di mare. Poi qua abbiamo, ho capito, un'altra insalata di mare. Poi abbiamo lo yogurt, sempre quello al magro, allo 01, questo è i frutti di bosco e sono buonissimi. La mia solita insalata che non mi deve mancare mai, sempre i cuori di iceberg. E sono qui, poi qua che cosa c'è? Ah, poi qua c'è una bella confezione di Philadelphia al salmone. Questa cosa mi ricorda Alessia, te l'ha detto Alessia di comprarlo, no?
darsi che sia qui domani a cena. No? Appunto, perché mia figlia di solito vuole comprata sempre la Philadelphia al salmone. E qua c'è un'altra confezione di yogurt, sempre allo 0,1%, al gusto di fragola, buonissimi. Allora, e poi questo... qua mio marito mi ha detto che ha comprato cose per me. No, questo è mio, questo. Allora. Questo è per me. Ma questo che cos'è? Tutto capone? Capone. Bello, quindi tutto capone sfilettato, buonissimo. Guarda che questo piace anche a me. E va bene. Okay, e poi... queste che sono le minole? No. Che cosa sono? Le ricciole? Ah, le ricciole buonissime! Ma ragazze, ma guardate, ma vedi il colore? Ma guardate, ma altro che argento 925, questo è un argento che non esiste, guardate che meraviglia! Wow, bellissimi! Bello, bello, bello. D'argento, questi sono proprio appena pescati, guardate l'occhio vivo vivo, niente, meravigliosi, meravigliosi. Ma vedi come... Sì, fa diversi colori. Diversi colori, bellissimi, ricciole, bellissimi. Le ricciole, buonissime. Ok ragazze, allora, niente, chiudiamo questo vlog, oggi come vedete anche oggi giornata piena, pulizie, palestra, visita al Lidl. Ma chi mi ammazza a me? Ma chi ci ammazza? Ripeti, chi è che ci ammazza? Chi ci ammazza? Il marito. No, a noi chi ci ammazza? Ah, lo so. Il maggiordomo. Ah, il maggiordomo. Guardate che bravo, ha sporcato la cucina di sangue di pesce e la sta già pulendo. Okay. Va bene ragazze, basta, vi devo salutare perché ora urge una doccia calda bollente, perché in palestra ho sudato parecchio. In palestra ho fatto un'ora e l'istruttrice non me ne voleva fare andare. Mi sa che qua... mi vogliono ammazzare, perché un'ora è poca secondo loro. No, ma io più di un'ora non faccio. Ok ragazze, ci vediamo domani mattina.